In questa nuova puntata vi vorrei parlare di un manga di Shinichi Sakamoto dal titolo The Climber. Per potervene parlare ho dovuto rileggere questa serie che mi era piaciuta veramente molto. Non potevo infatti raccontarvi delle mie emozioni sbiadite e invecchiate ormai di 7-8 anni. Rileggerle era quindi necessario ed è stato anche piacevolissimo. Ma chi è innanzitutto Shinichi Sakamoto? È un mangaka nato ad Osaka, classe 1972, e che abbiamo avuto modo di conoscere in Italia attraverso alcune sue opere. Prima di tutto Kyomaru, di cui ha curato solamente i disegni, poi Masurao, poi The Climber ed infine Innocent e il suo sequel Innocent Rouge. Tutti editi da J-Pop, tranne il primo, cioè Kyomaru, portato in Italia da Planet Manga. Opere che coprono più di 15 anni di lavoro. Ma prima di diventare un autore di successo, Sakamoto, esattamente come anche l'autore di GTO, cioè Toru Fujisawa, è stato assistente di Tatsuya Egawa, famoso in Italia per alcune sue opere, diciamo un po' erotiche. Sakamoto, poi, in realtà, è stato anche assistente di tanti altri mangaka inediti da noi in Italia. E più recentemente è stato invece il maestro del disegnatore di una serie che Star Comics ha portato in Italia, cioè la serie X-Arm, e il disegnatore è Shinya Komi. Le opere di Sakamoto presenti sul suolo italico sono tutte del XXI secolo, ma il suo esordio in realtà avviene molti anni prima, cioè nel 1990, sulla rivista più famosa del mondo, cioè Shonen Jump. Da piccolissimo non leggeva manga, poi un giorno catturò la sua attenzione una vecchia rivista con Ken il guerriero e fu uno shock. Proprio Ken e Kinnikuman divennero le prime letture manga di Shinichi Sakamoto. L'autore da ragazzo rifiutava l'idea di intraprendere la strada già predeterminata dell'università, della ricerca di un posto di lavoro, in quella maniera ormai così standardizzata. Sakamoto però era bravo nel disegno e iniziò a partecipare ad alcuni concorsi. E fu così, dopo qualche tentativo, che riuscì ad entrare in contatto con un editor di Jump ed iniziò a trascurare lo studio favorendo il manga e lo studio del manga. Dopo essersi trasferito da Osaka a Tokyo, aver cambiato editore e aver pubblicato un po' di opere, arriviamo finalmente a Kyomaru e Masurao tra il 2004 e il 2005. Se avete conosciuto Shinichi Sakamoto con Innocent, l'ultima sua opera arrivata in Italia, e siete stati attratti dal suo stile inconfondibile, beh, probabilmente non lo riconoscerete in queste sue prime opere arrivate da noi. Inizialmente, infatti, Sakamoto era noto al pubblico per le sue figure ipertrofiche, irreali, dei character design abbozzati nei volti, soprattutto quelli femminili. Insomma, uno stile molto più commerciale e meno personale. La sua evoluzione grafica è avvenuta soprattutto durante la pubblicazione del manga di cui oggi io vi vorrei parlare, cioè The Climber, iniziato nel 2007 e concluso nel 2012. 6 anni di pubblicazioni dove lo stile di Sakamoto subisce una grandissima evoluzione. The Climber è un seinen composto da 17 volumi, pubblicato in Giappone da Shueisha sulla rivista Young Jump, ed è una rivista che Shueisha considera un ponte tra lo shonen e il seinen, come suggerisce lo stesso nome. Young Jump ha ospitato tutti i suoi lavori editi poi in Italia, tranne l'ultimo Innocent Rouge, che si è spostato su Grand Jump. Ma di che cosa parla The Climber? Buntaro Mori è un ragazzo molto introverso, chiuso in se stesso. Un avvenimento poco piacevole lo ha portato a cambiare scuola. Non parla con nessuno, non conosce nessuno. Niente lo incuriosisce. A tratti sembra anche svogliato, ma neanche le frivolezze lo conquistano. Non è infatti quel ragazzo che si chiude in casa a giocare ai videogiochi tralasciando poi la vita sociale. Non è neanche questo. È semplicemente un ragazzo silenzioso con alcune difficoltà nell'affrontare il suo percorso di crescita. Rifiuta anche lui, come l'autore, l'idea canonica dello studio, seguito poi dall'esame per entrare in una prestigiosa università ed infine trovare un impiego in una famosa azienda. Da questo punto di vista anche lui è un ribelle. Tutto ciò gli sta stretto e non lo motiva. Intorno a lui i suoi compagni di classe iniziano a notarlo, a sfidarlo, tentano di vedere lui una qualche reazione e questa non si farà attendere. Già nel primo numero, infatti, scopriamo quale sarà lo sport di cui parleremo, cioè l'arrampicata. Io sono un fifone, cioè le vertigini sono il mio tormento. Se mi trovo ad esempio in un posto in alto rispetto al suolo,
Non mi fa paura solamente guardare in basso, ma mi fa paura anche guardare in alto. Ad esempio, in un balcone posto al quarto piano, io ho paura anche a guardare il cielo. E detto questo, devo dirvi che mi è da sempre rimasto impresso questo primo volume, pieno di esagerazioni e cliché di cui poi parleremo, perché al di là di questi problemi, le vicende mi hanno fatto sentire lì. Io ho avuto paura, ho sofferto l'altezza, ho avuto le vertigini. Quel brivido che io ho provato durante la lettura, in parte è come se lo avesse vissuto anche il protagonista stesso durante la sua prima scalata. Mori, infatti, aveva bisogno di vivere quel brivido per trovare uno scopo. Inizia così il suo interesse per l'argomento, per l'arrampicata, si fa coinvolgere dal proprio maestro di educazione fisica, anche lui scalatore, si fa coinvolgere anche da un suo compagno di classe, sempre scalatore, e inoltre si fa coinvolgere anche dal club sportivo scolastico sull'arrampicata che è appena nato. Parlavo di cliché. Già mi pare evidente da questa mia breve e iniziale descrizione. E infatti abbiamo un protagonista tenebroso con un passato che pare non felice. Uno studente, attrito coi vari teppisti della scuola, fumetto di formazione, allenamenti, sfide scolastiche, tutte cose che già conosciamo e abbiamo letto in mille salse diverse. The Climber però in qualche modo sorprende. Infatti questa fase scolastica dura veramente un paio di numeri o poco più e sui 17 è veramente poca cosa. Da lì inizia infatti un percorso più intimo del protagonista, più in stile Into the Wild, e non a caso il titolo originale del manga sarebbe L'uomo solitario e diventa la storia quindi della sfida personale di Buntaro Mori contro se stesso e la natura. Quest'ultima, la natura, non perdona in altura, è pericolosa, è spietata, ma è anche il luogo adatto per un uomo solitario che si porrà l'obiettivo di scalare per primo un versante ancora vergine del K2 e perseguirà tale obiettivo per tutta la sua esistenza. Lo sport cambia nel corso di questi 17 numeri. Infatti partiamo con l'arrampicata sportiva, ma poi finiamo con l'alpinismo. Ma andando ad affinare un po' di più lo sguardo all'interno di queste discipline, ci sono tantissimi altri passaggi. Mori, infatti, pratica l'arrampicata indoor, nelle palestre, poi anche l'arrampicata sui massi, il free solo, il deep water soloing, cioè l'arrampicata sulle scogliere, e infine l'arrampicata su ghiaccio. Questo percorso viene guidato molto bene da Sakamoto. Il manga non risulta mai appesantito da un eccessivo uso di termini tecnici. Ci sono, e c'è sempre anche un glossario in fondo al volume, ma il contesto la maggior parte delle volte lascia intuire il significato delle parole ed inoltre potete benissimo leggere il manga anche senza mai andare a sbirciare il glossario ed infischiandovene di questi particolari. Tante discipline, ma il manga è scritto e confezionato sia per chi vuole approfondire sia per chi non vuole farlo. È quindi uno spokon? A mio parere sì, qualsiasi sia la precisione con cui vogliamo utilizzare questo termine. Se infatti con spokon vogliamo semplicemente indicare un manga sportivo, allora sì, lo è. Nonostante non sono certo che l'alpinismo nudo e crudo sia effettivamente uno sport competitivo così come altre discipline trattate. Questo mio dubbio deriva dal fatto che ovviamente l'alpinismo non è una sfida sullo stesso campo, ma è una sfida a distanza, contro la storia, contro altre persone che compieranno la tua stessa azione in momenti completamente diversi dal tuo. Se invece vogliamo essere un po' più pedanti e far rientrare all'interno di questo insieme, cioè degli spokon, solo quei manga sportivi dove vengono evidenziati sacrifici, fatica, allenamenti, sangue, agonia, beh, allora a maggior ragione questa sottodefinizione avvicina molto di più The Climber a questo termine. L'avvicinamento però avviene in modo un po' particolare. Infatti qui il protagonista, tolto l'inizio, non fa dei veri e propri allenamenti, ma semplicemente si lancia all'avventura. Affronta le sue sfide, si butta, rischia. Manca inoltre un punto di riferimento, un maestro. Mori è veramente solo. Manca anche un rivale quasi sempre presente in questo genere di manga. Quello che infatti all'inizio sembrava poter essere il rivale della situazione, poi in realtà assumerà una connotazione totalmente differente e anche sorprendente. È per tutte queste ragioni che The Climber è sì, secondo me, uno spokon, ma allo stesso tempo lo è in modo un po' atipico.
come vi ho già accennato, la strada percorsa da questo manga è stata intrapresa in un secondo momento, e non dalla partenza. C'è stato infatti un cambiamento sostanziale alla sceneggiatura. La serie è tratta da un romanzo di successo di Jiro Nitta, ma allo stesso tempo la sceneggiatura per i primi due numeri era affidata a Hiroshi Takano e Yoshio Nabeta. Proprio quei due numeri più semplici, standard, banali, di cui vi ho parlato prima. Successivamente, fino al quinto numero, la sceneggiatura è affidata solo a Hiroshi Takano. Ed infine, dal sesto in poi, la palla passa completamente in mano a Shinichi Sakamoto, che all'inizio curava solamente i disegni, ma ciò, racconta, che non gli dava soddisfazione. Yoshio Nabeta, invece, accompagnerà la pubblicazione di questa opera come supervisore e non più come sceneggiatore. È un caso? Cioè è un caso che ci sia questo cambiamento nella direzione e nello stesso tempo anche un cambiamento della sceneggiatura? Beh, ovviamente io non credo questo. E inoltre penso che senza questo cambio alla sceneggiatura non avremmo mai avuto qualcosa di simile tra le mani. Sul disegno di Sakamoto in The Climber ci sono veramente tantissime cose da dire. J-Pop ha recentemente finito di pubblicare Innocent Rouge. In quella serie, Sakamoto ha raggiunto una maturità espressiva enorme. La ricerca di uno stile più innovativo e personale lo ha portato a creare un manga graficamente barocco, pieno zeppo di dettagli, dovizia di particolari, pomposo. Addirittura per qualcuno questo cambiamento, questa evoluzione potrebbe essere fin troppo eccessiva e quindi controproducente. The Climber, come dicevamo, è però precedente rispetto ad Innocent e visivamente all'inizio è molto molto acerbo. Nella prima parte del manga l'ambientazione infatti è scolastica e quindi gli sfondi sono spesso assenti in quanto poco utili. Solamente in qualche pagina sparsa ritroviamo il Sakamoto colmo di dettagli in ogni angolo della tavola. Ciò che però mi ha più sorpreso in questa rilettura è stato rendermi conto che il character design utilizzato inizialmente era molto grezzo e non ha nulla a che vedere con lo stile che Sakamoto ha attualmente. I volti, la fisicità dei personaggi sono tutti storti, ipertrofici, spesso caricaturali. Quelli femminili veramente non mi piacciono. Quelli maschili invece sembrano animaleschi, molto più vicini, se volete, anche a un Boichi, ad esempio. Insomma, lo stile di Sakamoto in questi primi numeri è molto più vicino a quello che si era visto in precedenza con Masurao. Non a caso, Masurao e The Climber temporalmente sono molto vicini, mentre Innocent viene parecchi anni dopo. Andando avanti con la trama e cambiando le ambientazioni, l'evoluzione è veramente notevole. Sakamoto si concentra sul rendere il più possibile in modo realistico le tecniche di scalata, i paesaggi e anche le attrezzature utilizzate. Tutti gli strumenti che si vedono nel manga sono infatti oggetti che l'autore ha fatto recapitare in studio e che ha visto e toccato con mano prima di disegnare. Tutto questo lavoro devo dire che si nota tantissimo all'interno di 17 numeri. Una scelta molto particolare è quella di sublimare le metafore attraverso il disegno, in modo tale da esprimere lo stato d'animo del protagonista, alcuni avvenimenti e anche richiamare determinati suoni. Così, una valanga che sta cadendo addosso a Buntaro diventa un container che sta cadendo dall'alto. La ragazza che ci prova col protagonista è una melma appiccicosa che ti sovrasta e non ti lascia scappare. Buntaro, che vive la sua vita da eremita, diventa invece un lucertolone. In un altro caso ancora, il protagonista non sa se proseguire la scalata oppure tornare indietro. E Sakamoto allora cosa fa? Decide di mostrare il corpo di Buntaro Mori letteralmente diviso, squarciato dalla sua indecisione. Questo discorso sulle metafore visive utilizzate si può allargare per includere anche una questione che sta molto a cuore al mangaka e che rende l'impronta di Sakamoto evidente in quanto inusuale. Sappiamo infatti quanto sia importante l'onomatopea nel manga, sia per trasmettere alcune sensazioni, sia come elemento grafico. All'inizio le onomatopee sono presenti in The Climber, ma successivamente, quando ci si sposta in mezzo alle montagne, in mezzo alla biancaneve e alle pareti di ghiaccio, le onomatopee scompaiono completamente. E ovviamente questo cambiamento è anche figlio del cambio alla sceneggiatura. Nonostante l'assenza delle onomatopee, il disegno veicola perfettamente i rumori. Abbiamo bisogno di una qualche onomatopea per sentire il vento freddo e il nevischio che ci colpisce in faccia? C'è già il disegno che lo racconta, non c'è bisogno di una onomatopea. Abbiamo bisogno di vedere l'onomatopea del suono dei lastroni di ghiaccio che crollano? No,
abbiamo semplicemente bisogno di sentirla in qualche modo. All'interno della nostra mente deve venire risvegliato quel suono. Siccome però pochi lettori conoscono il suono di una parete di ghiaccio che si frantuma e crolla, ecco che torniamo al discorso di prima. Quindi Sakamoto decide di mostrare il tutto come un palazzo che crolla, che è un qualcosa di cui, si spera, non abbiamo esperienza diretta, ma che sicuramente abbiamo sentito attraverso film, serie TV, eccetera. Abbiamo bisogno dell'onomatopea di un fiato pesante, di un uomo in affanno quando ce lo mostra già il disegno? Da un certo momento in poi non ci sono più onomatopee, e nonostante questo il manga trasmette tutti i suoni e tutti i rumori. Non solo. Cos'è il suono senza nessuno che lo possa ascoltare? Il protagonista è solo. Quando noi camminiamo, ci muoviamo, scriviamo e siamo da soli, ci rendiamo conto perennemente di fare dei rumori, dei suoni? A me sembra proprio di no. Buntaro Mori è solo tra le montagne e chi potrà mai sentire il suo fiatone? Quindi in un certo senso l'assenza di onomatopee è forse anche il sintomo della distanza tra il protagonista e il resto del mondo. Infatti il resto del mondo è troppo lontano per poter sentire i suoni che circondano Buntaro o che lui stesso genera. Questa sperimentazione di Sakamoto sulle onomatopee è guidata anche dal fatto che secondo lui nel cervello del lettore c'è un archivio infinito di suoni e nessuna onomatopea potrà mai replicare in modo perfetto quel suono. Molto meglio quindi trovare degli escamotage in modo tale da risvegliare nel lettore proprio quel ricordo. L'autore è inoltre convinto che dopo decenni di manga i lettori siano ormai abituati a leggerli e anche a decodificarli. Non hanno quindi bisogno di una guida e i mangaka possono iniziare a spingersi un po' oltre, cercare nuovi stimoli, ampliare gli orizzonti di cosa si può esprimere attraverso questo media. Sakamoto si sente parte dell'avanguardia del manga. Una domanda che ci si pone spesso quando si parla di manga sportivi è: ma è realistico? È uno slam dunk oppure è un Kuroko no Basket? Io, al di fuori degli spokon, sono un grandissimo fan dei manga di vita quotidiana. E spesso questo mi porta ad avere una predilezione per ciò che non supera la realtà. Detto questo, però, penso sia errato declassare a spokon di serie B quelli non realistici. Ma The Climber, com'è? Diciamo che all'inizio i personaggi compiono alcune azioni veramente impossibili. Memorabile ad esempio è la scalata che conclude il primo numero. Ma col cambio di sceneggiatura queste esagerazioni si sono viste sempre meno e si viaggia sul sottile confine di un Buntaro Mori quasi superuomo che compie azioni immaginabili, difficilissime, ma non completamente impossibili. Altra domanda che viene posta sempre in questi casi è: ma è apprezzabile anche se non mi piace lo sport in questione? Allora iniziamo col dire che lo stesso Sakamoto non è appassionato di climbing, ma è un appassionato delle vite, dell'animo di chi compie quelle azioni. Passando invece a me, come lettore, ma anche come semplice appassionato di sport, per me è veramente difficile rispondere a questa domanda perché io adoro gli sport, farli, guardarli, tifare, tutto. Mi appassionano veramente una infinità di sport, ma perché? Perché in realtà io mi affeziono alle storie delle persone che stanno dietro l'atleta. Questo per dire che forse non faccio molto testo io. Mi interessa però nello specifico qualcosa sull'arrampicata? Boh, io non saprei e non direi. Secondo me questa serie non è la storia di un tizio che tenta di scalare una montagna per primo, ma è la storia di un ragazzo che cerca di trovare un posto nel mondo, cerca di superare le sue difficoltà e anche aprirsi agli altri. È la storia di una persona che tenta di superare i propri limiti per sentirsi viva. Limiti mentali e fisici. Tutto ciò avviene grazie alla montagna all'arrampicata? Ok, ma poteva essere benissimo anche la vasca di una piscina. Non vi piace lo sport in questione? Allora in questo caso dovete tenere duro, perché ogni tanto qualche breve spiegazione c'è, qualche tecnicismo, che vi sembrerà anche troppo forse. I redazionali poi ci sono, non faranno al caso vostro e tranquillamente li potete saltare. Io ritengo che comunque tutta questa parte sia minimale all'interno del racconto. Dimenticatevi però un'evoluzione importante nel rapporto tra i vari personaggi. Dimenticatevi i dialoghi, i confronti. Non ci sarà nulla di tutto ciò a causa del carattere del protagonista.
L'atmosfera di questo manga è molto cupa. A tratti il disegno di Sakamoto sembra voler rappresentare anche un manga più thriller horror che sportivo. Questa infatti è un'avventura drammatica, non certo una commedia. Non c'è spazio per gag o battute se non proprio nei primissimi capitoli. Altro classico domandone tormentone è: ma il finale? Come dice lo stesso Sakamoto nella postfazione, forse è mancato un po' di coraggio, ma io comunque lo ritengo veramente un bel finale. Non troppo tempo fa ho dedicato una puntata alla Vetta degli Dèi di Jiro Taniguchi, un manga che mi ha letteralmente folgorato e che rientra tra i miei preferiti di sempre. I due manga sono profondamente diversi. Anche facendo finta che non esista la parte iniziale di The Climber, che sicuramente è totalmente diversa dalla Vetta degli Dèi, è difficile creare un ponte tra questi due titoli. Nonostante poi l'ambientazione sia pressoché identica, come anche lo sport in questione, e anche l'assenza di comicità e la drammaticità che invece è protagonista all'interno di questo racconto. Sono due manga drammatici, ma Taniguchi scava molto di più nell'animo del protagonista. È anche più realistico, decisamente più malinconico, con uno stile molto più occidentale ed una narrazione che come target ha sicuramente un pubblico più adulto. The Climber è, a mio parere, un bel manga, che merita assolutamente di essere gelosamente custodito in libreria, è appassionante, è intrattenente, è parecchio originale per tutto ciò che abbiamo già raccontato, è ben disegnato con uno stile personale che si evolve nel tempo, e tutto questo vale anche ad una seconda lettura. Ma in ogni suo aspetto lo ritengo inferiore alla Vetta degli Dèi. Sakamoto è comunque un autore di spicco della generazione che si è fatta largo nel XXI secolo ed è un autore che merita sicuramente una chance e che è giusto conoscere forse proprio attraverso questo titolo. L'edizione J-Pop in 17 volumi è un classico tankobon al prezzo di 5,90€ con sovraccopertina abbastanza plasticosa, tra l'altro con delle illustrazioni, delle copertine a mio parere bellissime. Pagine a colori iniziali, purtroppo presenti solamente nei primi volumi e poi non più presenti, e in generale devo dire che forse non è esattamente la qualità dei volumi J-pop attuali, ma non è neanche troppo distante, e dobbiamo pur sempre considerare che la serializzazione italiana è iniziata nel lontano 2011. 5,90€ è assolutamente un prezzo ragionevole che ad oggi verrebbe quasi sicuramente ritoccato al rialzo. In fondo al volume trovano ampio spazio un glossario, di cui abbiamo già parlato con la spiegazione di alcuni termini tecnici, ed anche due pagine dedicate ad interviste e schede biografiche di grandi scalatori, tra cui Messner e lo stesso Buntaro Mori, scalatore realmente esistito. Un lavoro veramente molto interessante e che ci permette di scoprire alcune storie affascinanti ed epiche. Piccola nota di colore. Tra i credits possiamo trovare Asuka Ozumi come supervisor, che è l'attuale curatrice editoriale della collana Showcase di Dinit. Notizia degli ultimi mesi vuole che J-Pop riproporrà la serie ormai esaurita, e quindi se siete interessati non lasciatevela sfuggire, sperando che nel frattempo non venga alzato il prezzo, anche se forse sarà una scelta naturale. Ed anche per oggi abbiamo concluso qui, fatemi sapere voi cosa ne pensate di The Climber e di Shinichi Sakamoto in generale, grazie per avermi seguito e alla prossima puntata. A presto!